I porti purtroppo sono bersaglio di una diversa umanità e di una diversa onestà, cioè i traffici stupefacenti, prodotti che non sono traffici, violazioni doganali, cioè evidentemente, ma anche la richiesta di accaparrarsi spazi. Noi a Bari abbiamo fatto una grande battaglia, una battaglia corale con la procura di Bari, con la dottoressa Ginefra, siamo riusciti a bonificare dai clan il porto di Bari. Dal 2005 al 2017 un porto italiano su 7 è stato oggetto di interesse da parte della criminalità organizzata, quasi uno su 2 se si prendono in considerazione quelli di rilevanza nazionale, ma in questa direzione il protocollo firmato a Palazzo del Governo per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione negli affidamenti di lavori, servizi e forniture, concessioni demaniali ma anche autorizzazioni, è il secondo in Italia dopo la Sicilia, già vagliato dal Ministero, avrà una durata di 2 anni e prevede l'impegno da parte dell'autorità portuale dell'Adriatico meridionale sui controlli preventivi antimafia anche su contratti al di sotto della soglia prevista dalla normativa. Intanto si parte dagli scali di Bari, Brindisi, Barletta, Manfredonia e Monopoli. L'obiettivo però è estenderne l'influenza a tutto il territorio regionale. Questa attività ha sia, diciamo, essenzialmente una funzione preventiva, perché tutte le imprese sane, tutta l'economia sana deve sapere che verranno effettuati degli accertamenti, delle informazioni e che quindi ci sarà per loro, diciamo, una posizione paritaria nella libera concorrenza, e quindi si concorrerà sulla qualità